Buongiorno a tutti da Italia November 3, Foxtrot Oscar Bravo, ben ritrovati. Oggi una breve video recensione di questo amplificatore lineare a valvola HF dell'ACOM, il 1010, l'ultima versione. Come potete vedere, un bel pannello chiaro. Qua c'è il selettore di banda, quindi dagli 1,8 ai 29,7 MHz. Suddivisi in bande, qua abbiamo il load e il tune per l'accordo della valvola. Qui c'è il tasto operativo o standby, il tasto RTTI per usarlo in modi digitali, antenna 1, antenna 2 e il LED del TX. Questo è il tasto di accensione. Qui abbiamo la scala della potenza trasmessa e qui la scala della potenza riflessa e qui una scala degli errori che possono presentarsi. Vediamo bene come è strutturato, pesa 17 kg, non è così enorme, però è ben strutturato, ben costruito. Questo è il camino della valvola. Qua c'è la valvola al suo interno con una ventola e il camino che spinge aria verso l'alto. Ed è anche abbastanza silenzioso, direi che si può tenere tranquillamente in stazione senza allontanarlo dalla zona operativa. Andiamo avanti, vediamo sul posteriore abbiamo la presa di alimentazione. Qui poi abbiamo in teoria allora il key-in per il PTT, questa è la zona key-in RCA. Qui abbiamo la presa, la GND, presa di massa, e qui abbiamo l'RF input, esattamente in SO239, e qui abbiamo le antenne 1 e 2. Questa è la sua struttura. Adesso andiamo a vederlo in fase operativa. Ecco, qui andiamo adesso a vederlo in modalità operativa con il mio apparato da test, così l'ho soprannominato il mio FTDX10. Allora, andiamo innanzitutto a accendere con il tasto on, andiamo a accendere l'amplificatore che farà il warm-up della valvola, quindi porta in temperatura operativa la valvola. Vediamo che difatti il LED operativo lampeggia. Dobbiamo attendere che faccia quindi il warm up, dura circa un paio di minuti, e dopodiché il LED rimarrà acceso e quindi si può iniziare a trasmettere. Qua abbiamo il tasto RTTI, adesso lampeggia perché appunto non è operativo. Qui abbiamo antenna 1 o antenna 2 selezionabili. Perfetto, adesso noi andiamo a fare un test sulla banda dei 20 metri, quindi spostiamo il selettore di banda sui 20 metri. Adesso io mi ero segnato un preaccordo di modo da avvicinarmi abbastanza all'accordo. Vediamo qua, più o meno siamo in questa zona qui. Allora, dopodiché andremo a innanzitutto a selezionare su FTDX10 la potenza per l'accordo della valvola. Io parto sempre da una bassa potenza. Partiamo con un pilotaggio di 10 watt qui da ACOM 1010 e attendiamo un attimino solo che entri in temperatura, così vediamo anche le varie potenze erogate con varie potenze di pilotaggio. In questo momento ho un'antenna Endfeed, ma andrei su carico fittizio. Ok, adesso abbiamo operativo il carico, 14.300 frequenza di lavoro. Attendiamo solo un secondino. Come potete vedere anche la grandezza in confronto alla mano. Diciamo che è una grandezza giusta, eh? Non è estremamente sovradimensionato. È giusto, è bello robusto perché comunque ha un bel pannello in metallo di quelli pesanti, delle belle manopole, diciamo molto solide. E devo dire che funziona davvero molto bene. È un mulo, nessuna sbavatura, è preciso, perfetto. Devo dire che sono pienamente soddisfatto. Adesso, già da un po' che lo utilizzo in stazione da me.
Attendiamo ancora qualche secondo che entra in modalità operativa. Ok, perfetto. Allora, in questo momento operativo possiamo iniziare a trasmettere. Allora, mettiamo la modalità. Mettiamo, boh, possiamo mettere anche FM. Ok, allora vediamo un attimo. Adesso con 10 watt andiamo a fare l'accordo della valvola, prima con l'OD, poi col tune. Qui ci sono tre LED che adesso sono spenti. Non vedete come andrò importante. Si illumineranno i tre LED. Il verde centrale significa che l'OD è calibrato giusto, ben centrato. Se invece si accende il LED di sinistra arancione, dovremmo spostare la manopola dell'OD a sinistra. Se invece si accende il LED di destra arancione, dovremmo spostare il LOD verso destra. E poi andremo anche a sincronizzare il tune per la massima potenza erogata. Allora andiamo a vedere un attimino, andiamo in trasmissione. Ok, il LOD è già centrato, potete vedere. Se io lo sposto, andrete a vedere che ci avviserà di che siamo fuori sintonizzazione. Potete vedere, qua significa che sono troppo a sinistra e qui significa che sono troppo a destra, quindi mi devo spostare. Correggo quanto detto prima: se si illumina a sinistra vuol dire che sono troppo a sinistra, devo rientrare verso destra. Se si illumina a destra vuol dire che sono troppo verso destra, devo rientrare a sinistra con il LOD. Una volta centrato il LOD, andiamo a fare l'accordo del tune. Andiamo a vedere per la massima emissione. Ok. L'abbiamo centrato, il LOD è rimasto centrato, vediamo che la potenza con 10 watt sono 130 watt. Adesso andiamo a aumentare un pochettino. L'accordo io lo faccio in più step, di modo che poi partiamo con basse potenze e andiamo a accordare la valvola in maniera più certosina. Adesso abbiamo duplicato la potenza di pilotaggio, da 10 watt siamo passati a 20 watt. Vediamo che l'accordo dell'ode è rimasto giusto, quello appena appena dobbiamo spostarlo, vediamo, ok, con 20 watt di pilotaggio abbiamo 226 watt di potenza erogata da con 10-10. Andiamo a alzare ancora la potenza, la passiamo a 30 watt, vediamo con 30 watt, il lode è rimasto centrato, vediamo il tune. Un po' di correzione ci vuole. Vediamo con 30 watt siamo a 377 watt erogati in questo momento. La lettura è su PEP, ma siamo in modalità FM. Poi andiamo a 35 watt, facciamo step un po' più piccolini, vediamo un attimo il LOD è a posto, vediamo il tune. Ok. 35 watt, 422 trasmessi da ACOM. Saliamo a 40 watt di pilotaggio. Controlliamo il LOD è a posto. Adesso controlliamo il tune. Ok, con il tune 40 watt, siamo a 514 watt in emissione. Adesso ovviamente io questo meccanismo lo sto facendo rallentato e più certosino con più step per dimostrarvi appunto com'è la procedura, ma dopo è molto più velocizzata quando alla fine andremo a farlo di routine. Alziamo ancora la potenza, la portiamo un po' su, andiamo a 45 watt, il LOD è rimasto a posto, il tune anche, ormai dovremmo aver raggiunto il miglior accordo per l'alta potenza. 609 watt con 45 di pilotaggio. 609 watt con 45 di pilotaggio, lo portiamo alla massima potenza, vediamo con 50 watt a quanto siamo. 50 watt, 672 allora 50 watt di pilotaggio, 672 erogati da 10-10, proviamo ad andare a 55, vediamo se non andiamo in overload, vediamo un attimo, no, ci stiamo dentro a pelo, ok, l'accordo è rimasto perfetto, vediamo un po' con 50 watt, 716 watt di emissione, direi quindi che rispecchia pienamente quanto dichiarato dal costruttore, proviamo a salire ancora qualche watt, vediamo con 58 di pilotaggio, 7,50 con 58 di pilotaggio,
proviamo ad andare a 60, 60 watt di pilotaggio, 771, proviamo con 62 watt, 786, cioè ha iniziato a segnalare che stiamo eccedendo con la potenza, quindi torniamo indietro di un watt, vediamo se stiamo dentro nella scala. No, ancora. Quindi massimo pilotaggio per non sforare il sovrapilotaggio. 60 watt direi. 765 watt erogati. Direi una buonissima prestazione per un amplificatore lineare. Come potete avuto sentire, io adesso in stazione ho messo tutto muto, anche l'apparato, il volume è al minimo, proprio per farvi sentire che la ventola è molto 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 silenziosa. Lo rimando in TX, fate conto che siamo in FM, però volevo provarlo in modalità SSB. Vediamo un po' l'Uniform Sierra Bravo, adesso diminuiamo un po' perché in SSB è facile che arrivi qualcosa in più. Siamo a 55 watt di pilotaggio, facciamo un test. 1, 2, 3 prova test. Sì, mi va un pelino in over. Andiamo con 50 watt. 1, 2, 3 prova test. 1, 2, 3 prova test. Vediamo che siamo quasi a 700 watt erogati. Aumentiamo un pelettino. 1, 2, 3. Siamo ok, così non va in over. E siamo a 705, 708, 710 di picco PEP. Misura in PEP. Direi che è andata molto molto bene e torniamo in modalità FM e vi rimetto i 60 watt di pilotaggio e vi faccio ascoltare la ventola che ora è partita un po' più veloce e anche il trasformatore, sentite, è proprio silenzioso. La differenza, adesso non parlo, la differenza tra l'RX e la TX. Ecco qua, questo piccolo video per insomma chi è un po' indeciso sull'acquisto di un amplificatore diciamo leggermente superiore al Legal Power. Io, dato le antenne che utilizzo, non posso eccedere con la potenza e poi insomma ci teniamo al regolamento, quindi lo sottopiloto un pochettino e ergo esattamente i 500 watt in antenna. Le mie antenne ora hanno questa capacità. E devo dire che pilotandolo con meno potenza e facendolo erogare 500 watt, lui lavora in maniera molto 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 tranquilla, per cui penso che sarà una cosa che durerà parecchio anche la valvola, perché appunto si preserva non eccedendo con le potenze. Vi ringrazio ancora per la visione del mio video, vi chiedo gentilmente di mettere un mi piace al video, quindi un bel pollicione in su. E iscrivetevi al mio canale che è di enorme supporto. Grazie a tutti di nuovo, una buona giornata da Italia November 3, Foxtrot Oscar Bravo Fabio in Bolzano. Buona radio a tutti.